I primi insediamenti della civiltà cinese sorsero intorno al 3000 a.C., lungo le rive del fiume Giallo, così chiamato per il colore delle sue acque, cariche di limo. Si trattava di numerosi villaggi di contadini che coltivavano le terre dei nobili. La popolazione includeva poi numerosi artigiani, come ceramisti, tessitori e fabbri. Il sovrano viveva a corte con i sacerdoti. La civiltà cinese non aveva una religione ufficiale, ma molte regole morali e credenze, che comportavano la venerazione degli spiriti degli antenati e alcune divinità legate al mondo della natura. Le prime città furono edificate intorno al 1700 a.C., sotto l'affermarsi della dinastia dei sovrani Shang, che regnarono per 5 secoli. Risale al 1200 a.C. l'introduzione della scrittura attraverso un sistema ideografico formato da 4000 segni incisi su striscioline di legno o di bambù, motivo per cui la scrittura si è sviluppata con un sistema verticale. Successivamente, sono state utilizzate stoffa, ossa e conchiglie. Ogni ideogramma rappresentava una cosa o un'idea, e ad ogni segno fu poi associato un suono fonetico che permise di codificarne la lettura. Nell'VIII secolo a.C. i confini si estesero fino al fiume Azzurro, ma la ribellione di alcuni principi causò il frazionamento di questo vasto regno. E iniziò un periodo di lotte e battaglie, detto periodo dei regni combattenti, che terminò solo con la riunificazione dei territori sotto il sovrano del regno di Qin nel 221 a.C. Il nome Cina deriva proprio da Qin. L'imperatore Qin Shi Huang morì nel 210 a.C. e fu sepolto nelle vicinanze della città di Xiang. La sua tomba è stata ritrovata nel 1974. Aveva le dimensioni di uno stadio e conteneva, oltre al corpo del defunto, un esercito di 7500 combattenti di terracotta a grandezza naturale, ognuno con fattezze e fisionomie diverse, armati e dotati di carri e cavalli da combattimento. Dopo la riunificazione dei regni, per difendersi dalle invasioni dei popoli nomadi provenienti dal nord, l'imperatore Qi Huang Di fece costruire un immenso muro che toccava tutte le vecchie fortificazioni. Sorse così la Grande Muraglia, un'opera colossale che raggiungeva i 7000 chilometri di lunghezza e altezze variabili dai 5 ai 10 metri, e sulla quale si ergevano 15.000 torri e 25.000 castelli, in grado di ospitare ognuno più di 100 soldati. Le carovane dei mercanti dovevano sostare sotto le porte di transito della muraglia, dove sorsero importanti mercati. Della Grande Muraglia restano, al giorno d'oggi, circa 2.500 chilometri. Nonostante questa riduzione, resta comunque la costruzione più grande della Terra, l'unica visibile dallo spazio, nonché una delle 7 meraviglie del mondo. Nonostante in Cina si avvicendarono frequenti e sanguinose guerre, il progresso tecnologico non si arrestò mai e molte sono le scoperte che dobbiamo alla civiltà cinese. Con l'introduzione del ferro si crearono attrezzi atti a migliorare la produzione agricola. I contadini si dedicavano anche all'allevamento dei bachi da seta e ne tessevano il filo. Le stoffe rappresentavano un'importante merce di scambio lungo le vie carovaniere dell'Asia centrale. La produzione della seta raggiunse l'Europa solo nel 550 d.C. per mezzo di 2 monaci che nascosero all'interno dei loro bastoni da viaggio alcune uova del bacco da seta. Sempre ai cinesi
dobbiamo l'invenzione della carta, della polvere da sparo e della bussola. Tra le produzioni artigianali dei cinesi, notevoli furono infine le lavorazioni del vetro e della porcellana.